In questi ultimi due video vediamo come evitare i problemi più comuni che possono presentarsi durante l'installazione del software. Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, ci riferiremo ai due sistemi operativi più diffusi, ovvero Windows e macOS. In termini generali, un sistema operativo è una piattaforma software che funge da tramite fra il linguaggio macchina e i programmi operativi di cui permette il funzionamento. Come noto, non tutti i programmi funzionano o, come si dice in gergo, girano su entrambi i sistemi operativi, i quali richiedono pertanto una trattazione separata. In ogni caso, per poter funzionare, i programmi software vanno installati su un sistema operativo. In questo video ci soffermeremo quindi sull'installazione del software in ambiente Windows e nel prossimo sull'installazione del software in ambiente macOS presente sui dispositivi Apple. Su Windows la maggior parte dei programmi si installa seguendo una procedura guidata, avviando un pacchetto in formato .exe o .msi. Tuttavia, talvolta, determinati passaggi del processo di installazione possono entrare in conflitto con il sistema operativo o con altri programmi già installati sul PC. È quindi buona norma svolgere alcune brevi procedure preliminari per evitare possibili complicazioni in fase di installazione. Qui ricordiamo le principali. In primis, si consiglia di installare i programmi dall'account amministratore e non dall'account ospite. Nei sistemi che fanno parte di reti locali, oppure utilizzati da più utenti, è possibile accedere con diversi gradi di autorizzazione. In questi casi, l'account principale viene definito come amministratore e gli account secondari come ospiti. Un account amministratore consente di apportare modifiche che influenzano la sfera di azione di altri utenti. Gli amministratori possono ad esempio modificare le impostazioni di protezione dei sistemi, installare nuovo software e hardware e accedere a tutti i file presenti sul sistema. L'account ospite prevede invece una sfera di azione generalmente più limitata. Se dunque si installa il software con credenziali da ospite, si possono riscontrare problematiche dovute alle limitazioni imposte a tale tipo di account. Per questo motivo si consiglia di installare e aggiornare il software con credenziali da amministratore ogni qualvolta possibile. Un secondo suggerimento è quello di chiudere i programmi aperti e di non aprirne di nuovi durante l'installazione. Poiché i programmi installati e aperti nel sistema operativo vengono realizzati da aziende diverse, possono talvolta verificarsi conflitti che impediscono la corretta installazione di nuovo software. È pertanto buona norma chiudere tutti i programmi prima di installarne uno nuovo o prima di aggiornare un programma già presente. Ricordarsi di seguire questa procedura è particolarmente importante quando si installa del software che va a integrarsi al sistema operativo, come ad esempio un antivirus, i firewall, i drivers delle periferiche o particolari aggiornamenti del sistema operativo stesso. Di solito, durante la procedura compare una finestra di dialogo che ci segnala eventuali programmi ancora aperti. Come è facile dedurre, durante la fase di installazione è anche sconsigliabile aprire nuove applicazioni e soprattutto eseguire più di un'installazione contemporaneamente. Un terzo suggerimento è quello di disabilitare l'antivirus o, quale alternativa riservata ai più esperti, di creare un'eccezione specifica nelle opzioni funzionali dell'antivirus durante l'installazione. Talvolta può accadere che l'antivirus, per qualche ragione, percepisca il nuovo software come intruso e non ne consenta l'installazione o la sua corretta inizializzazione. Se si è certi della provenienza del software, occorre quindi disabilitare completamente l'antivirus durante il processo di installazione. Tale procedura varia a seconda dell'antivirus presente. A titolo di esempio, mostriamo come procedere nel caso in cui l'antivirus installato sia Avast, uno dei tanti disponibili gratuitamente in rete. Clicchiamo col tasto destro sull'icona dell'antivirus in basso a destra. Dal menu a tendina selezioniamo Controllo protezioni di Avast e selezioniamo quindi l'opzione Disabilita permanentemente. Infine, clicchiamo su OK Interrompi. Al termine dell'installazione, con la stessa procedura, riattiviamo l'antivirus. Se invece intendiamo disabilitare solo parzialmente l'antivirus, possiamo creare un'eccezione specifica per il software eseguibile.exe, in modo che solo questo non venga bloccato dall'antivirus durante l'installazione. Clicchiamo col tasto sinistro sull'icona Avast
e apriamo il pannello di controllo. Dal menu in alto a destra selezioniamo Impostazioni. Dalla tab Generali alla voce Eccezioni clicchiamo su Aggiungi eccezione e attraverso il comando Sfoglia andiamo a individuare la cartella o il file a cui vogliamo applicare l'eccezione. Infine clicchiamo su OK e su Aggiungi eccezione. Un quarto suggerimento è quello di aprire il programma, una volta installato, come amministratore. Come indicato in precedenza, poiché Windows per questioni di sicurezza prevede per l'utente diversi gradi di autorizzazione di accesso alle applicazioni, alcuni programmi, per essere inizializzati nel modo corretto, hanno bisogno di essere aperti con determinati privilegi. Per questo motivo, nel caso in cui dovessero verificarsi problemi, come già visto in fase di installazione, consigliamo di eseguire il software con credenziali da amministratore. Per eseguire tale operazione è sufficiente cliccare col tasto destro sull'icona dell'applicazione e successivamente selezionare la voce Esegui come amministratore. Per problemi specifici non risolvibili con questa serie di suggerimenti, si consiglia di contattare il produttore del software, la Software House, o di ricercare soluzioni tramite blog o forum specifici della community degli utenti.